Venite qua. Sistematevi di fianco a questo che è considerato il capolavoro del museo. Questo qua? Osservatelo bene. Su, via, cosa ne dite? Qualche deficiente ha tagliato la tela. Porco Giuda, è chiaro, non c'è neanche un custode, uno arriva qua, fa quello che vuole. Ma io non lo chiaro. So, ma mettetelo in uno spaventapasseri lì davanti alla porta, che questi entrano con le tasche piene di taglierini, fanno i danni e nessuno poi li va a cercare, fanno quello che vogliono. Tre ma strelle. Si può lasciare dei ragazzini indemoniati a fare dei disastri? E poi mi indigno, ci sarà un motivo per cui mi indigno, Giacomino? Ma ditemi dove sbaglio. Vi supplico, ditemi cosa posso fare io. Cosa posso fare io? Ma cosa c'entri tu, Giacomo? Tu, anzi, elargisci il tuo sapere, tanto di cappello, no? Non ti permettere mai più, Che cosa? Non ti permettere mai più di metterti in discussione. Ah, sì. Tu sei un diadema di questa società. Bravo. Se io oggi so qualcosa, è grazie a te. Niente, però questo è un altro discorso. Ci sono i cretini? Sì, purtroppo sono molto vicini a noi. Molto più di quanto tu non creda. Molto più di quanto tu non creda. Ma tu non ti puoi permettere di metterti in discussione. Va bene, dai. Ditemi almeno chi l'ha fatto. Saperlo. Vedi che calci nel culo gli davamo, Tiago. Siamo perché mica gente indifferente, io e lui. Ieri siamo andati al cinema. Sì. All'uscita, all'uscita abbiamo beccato uno che stava rigando la macchina con una chiave. Mamma mia. Minchia, lui gli è venuto il sangue alla testa. L'ha preso al volo. Io da dietro. Pem, pem, calci tre nel isolati culo. A calci nel culo. Prova a chiedergli se ha ancora voglia di fare quello che stava facendo. Chiediglielo. Poi ci siamo accorti che la macchina era sua e gli tremava un po' la mano. Certo, ormai come danno facevamo a sapere? Infatti adesso no, non la prende più perché tremante. Si è sempre così, macchine lì. Però fissa. L'unica cosa è che non siamo rimasti indifferenti, abbiamo subito. Certo. Però quello lì adesso qualche spende errore i soldi per lo può psicologo. Succedere. Lucio Fontana è nato nel 1906. Un vecchio? Ma porca miseria, vacca! Ma lasciali lì a guardare gli scavi che si divertono! Stanno lì di quella loro la rispa con tutti i passano il tempo non hanno più, e sono contenti. Non hanno più la testa. Ma perché devi farli venire qua? Ma non lo so io, ma io dico il loro mondo è giocare a bocce, fare la briscoletta in piazza. C'è un'età per ogni cosa. Ma certo, perché uno è un vecchietto e tenero per antonomasia. Ma chi l'ha detto? Se uno è un cretino da bambino, sarà un cretino anche da vecchio. Sì, non indicare però. Se uno nasce torto, muore storti. Se uno invece nasce dritto, non è detto che muore dritto. Può anche morire torto. E non lo dico io, Lo dice un certo Laparisias. Un greco! Ma un greco della Grecia non antica! Dico un greco del Cestocene! Facevano i cesti con i giunchi, cesto c'è. È nato a Rosario, in Argentina. Un extracomunitario. Dai, ma basta. Porca vacca, ma tu li cogli qua, a braccia aperte, sì. Lo leggo qua, fastidio. Fai una cosa così a casa mia, taglia le mani, vai in giro così. Se ti va bene, chiaro, se qua, ti va bene. Qua non c'è certezza della pena, certo, capisci? Vengono qua, cioè, fanno non si rispettano le regole, ma certo, tanto le rispetto le devo rispettare io. Ma e poi avevo tutto la rotola così. Ma proprio da così. Assolutamente, sì. Non è che ci vuole molto. È morto. Nel 1968. Dopo aver regalato al nostro paese capolavori di inestimabile bellezza esposti nei musei più importanti di tutto il mondo, dopo aver inventato lo spazialismo e i famosissimi tagli nelle tele, e voi due siete due bestie! Tu poi sei nato torto e morirai testa di cazzo!